chiamo Lucas Sims, sceriffo della città e anche sindaco all'occorrenza. Non so perché, ma mi piaci, ragazzo. C'è qualcosa che mi dice che sei un tipo a posto. Benvenuto a Megaton. Chiamami se hai bisogno di qualcosa. Amichevole e gentile. Andremo certamente d'accordo. Tratta bene la mia gente e potrai stare qui quanto vuoi. Sono felice che ci siamo capiti. Posso aiutarti in qualche modo? No, mi spiace. Ho già abbastanza fuochi da spegnere in questo posto e non ho tempo di osservare ogni visitatore. Chiedi in città. Cosa ne dici? Non voglio che un locale ci metta le mani. Inoltre, molti non hanno idea del fatto che sia ancora una minaccia. Dannazione. Cromwell e quei matti della Chiesa dell'Atomo venerano questo affare. Perché? Pensi di avere le cognizioni tecniche per disinnescarla, una volta per tutte? Oh, benissimo. Ma ascolta, prima dai un'occhiata. Fai con calma. Se termini il lavoro, ci sono 100 tappi per te. Temo che non sia possibile. Non abbiamo molti soldi qua giù. Fantastico. Vedi cosa puoi fare. Fai attenzione, però. Ti tengo d'occhio. Non fare niente di stupido. Sarà accecato dalla sua gloria. Sarà assordato dal fragore della sua voce. L'hai fatto, vero? Hai disinnescato quella cosa. Ecco la tua ricompensa. Perché non ti trasferisci qui? Ci servirebbe una persona come te. C'è una casa vuota. Ecco la chiave e il contratto. Non è bellissima, ma Moira potrà aiutarti a metterla in sesto. Ha sempre qualche oggetto usato. Ora che ci penso, mi ricordo uno straniero che è passato di qua. Aveva uno strano sguardo, come di chi avesse qualcosa in mente. È stato un po' di tempo al saloon. Chiedi a Moriarty, ma fai attenzione, è un tipaccio. Ogni giorno la stessa dannata storia. Colin Moriarty, per servirti. Benvenuti da Moriarty. Il mio saloon, la mia casa, la mia fetta di paradiso in questa piccola città fuori mano. Se hai i tappi, ho quel che ti soddisfa. Prego, siediti, mettiti a tuo agio. I tuoi guai sono acqua passata.
Santo Dio, ma ti senti? Ci credi davvero? Che bugie che ti hanno infilato in testa. Tuo padre ti ha portato nel volto subito dopo la tua nascita, per farti stare al sicuro, sai. Lo ricordo bene. Stavi nel mio saloon, dopo tutto. È vero. Tuo padre, il suo amico della confraternita d'acciaio, e te, poppante senza una tetta da succhiare. Mi spiace per la tua mamma, davvero. Ma non importa. Quella grande porta rotonda ora è aperta, no? Papà se n'è andato, e tu hai bisogno di sapere perché. Forse io so dove e perché. Ah, ho capito. Sai, ho sentito parlare del lavaggio del cervello che fanno laggiù. Da alcuni compagni scappati, 5 anni fa. Onore al soprintendente! Siamo nati nel Vault, moriremo nel Vault. E tutte le altre stupidaggini di questo tipo. Ti hanno programmato meglio del vecchio agente Weld. Ti conviene svegliarti in fretta. Non vorrai che qualcuno si prenda qualche libertà, eh? Sembri un tipo in gamba. Sarò leale con te. Tuo padre è stato qui, ma ora non c'è. Certo, so dove è andato. Ma ciò che stai chiedendo sono informazioni. E le informazioni sono merce preziosa. Diciamo 100 tappi. E l'ubicazione di tuo padre è tua. Mi sembra ragionevole. Va bene, ragazzo. Lascia che ti dia una mano. Sai, il ricordo dei vecchi tempi. Se non hai tappi per pagare questa informazione, forse potresti farmi un piccolo favore. Impaziente, eh? Bene, così mi piace. È bello trovare qualcuno d'azione in questo buco di merda di città. Come diversivo. Ho dato in prestito un bel po' di tappi a quella vacca tossica chiamata Argento. Diceva che poteva vendermi un po' di jet e psycho a buon prezzo. Il problema è che ha tagliato la corda con il bottino ed è andata a Springvale per entrare in stato di incoscienza. Recupera i tappi che mi deve e potrai usarli. Potrai usarli per pagare me, ovviamente. Oh, no, 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 no. Ti ho proposto l'affare per 100 tappi. Tu l'hai rifiutato. Adesso ti propongo un nuovo affare per 300 tappi. Ma perché badare a queste frivolezze quando tuo padre potrebbe trovarsi in pericolo? Sono ragionevole, ma sono anche un uomo d'affari. Le informazioni su tuo padre devono valere molto per te. Altrimenti non saresti di nuovo qui. Se aumenta la domanda, aumenta il prezzo. L'offerta è di 300 tappi ed è ancora valida. Oh, andiamo. La gente del tuo Vault è così ingenua che pensi che io ci caschi. Non hai i tappi, quindi non avrai le informazioni. Non sono stupido. Andiamo.